Network, Claudio Urbani, buonasera. Buonasera a tutti. Oh, come accennato in precedenza, parleremo di un tema ovviamente noto e arcinoto, soprattutto per quanto riguarda sesso femminile. Parliamo della cellulite. Sono in tante le donne barra ragazzi, insomma, a soffrirne. Sì, diciamo che la cellulite non ha assolutamente nessun nesso con età. Bene. O obesità. Possiamo avere donne giovani e magre con cellulite, giovani con adiposità localizzata, con cellulite o senza, per cui sono delle patologie a sé stanti. Da cosa dipendono? Genetica? Allora, fattori ormonali, fattori di stile di vita, invecchiamento talvolta, perché la cellulite è, diciamo, un incremento della fibrosi e della retrazione fibrotica del collagene, del connettivo, che è l'impalcatura della pelle, e per cui con la retrazione noi possiamo avere quell'aspetto esterno a buccia d'arancia o a materasso. Ogni trattamento che si cercherà di applicare dovrà lavorare sulla elasticizzazione del connettivo. E se c'è anche del grasso in più, ovviamente associeremo una dieta, e se no comunque dovremo considerare che anche facendo una liposuzione o una microlipo, quello che uno voglia fare, non certo andremo a gestire la cellulite. È una patologia che oggi si affronta con tecnologie come le AVT, Acoustic Wave Therapy, che sono le onde acustiche, le onde d'urto, che modificano e migliorano l'elasticità del connettivo, oppure con una radiofrequenza frazionata di ultima generazione che diversamente dalla vecchia lavora a temperatura controllata, per cui mi sviluppa collagene di tipo terzo, quello fisiologico, e non quello fibrotico di tipo primo, per cui mi addolcisce, mi ammorbidisce la pelle e mi migliora soprattutto il microcircolo mediante una temperatura controllata intorno ai 45 gradi. Molto interessante. Ovviamente i risultati cambiano anche a seconda dell'età? Non lo so, chiedo. Sì e no, ovviamente con la risposta di una ragazza giovane è leggermente più veloce, però abbiamo avuto dei risultati spettacolari anche con persone di mezza età, per cui persone già donne in menopausa, non abbiamo di questi problemi. Indubbiamente nella prima visita noi dobbiamo cercare di avere un approccio olistico, ovvero di valutare attentamente da medici, sì, esattamente quello che possono essere le concause che hanno generato questo grave inestetismo, che può assumere diciamo forme differenti, perché la cellulite è fatta e si presenta con quattro livelli: un primo, un secondo, un terzo, un quarto, quindi una prima fase edematosa dove non c'è ancora una retrazione del connettivo, una fase micronodulare, macronodulare o sclerotica, pannicolo edematosa, fibrosclerotica. È ovvio che più tardi arriviamo a gestire l'estetismo e più dovremo erogare sia sforzi in tempo o in trattamenti per ridare una giovinezza e una fisiologia alla pelle che è andata persa. Certo, quindi come sempre sarebbe consigliabile agire in prevenzione. Sì, questo sì, per cui bisogna ai primi segnali. Certo. L'educazione aiuta molto a trattare, perché crea comunque un ottimo rapporto comunicativo fra medico e paziente, e per cui si gestisce più velocemente con la condivisione del percorso da attivare con la paziente. Molto bene. Quanto tempo ci vuole in media per ottenere quei risultati di cui parlava prima? Appunto, differentemente dalle condizioni di partenza, se sono leggere, già con 10 sedute della radiofrequenza frazionata possiamo avere un ottimo risultato. Anche con un altro trattamento che si chiama biodermogenesi, agisce diciamo riducendo la fibrosi del tessuto, e per cui liberando il microcircolo da queste briglie che lo danneggiano e per cui creano anossia, mancanza di ossigeno ai tessuti. Se ci trovassimo di fronte a situazioni un po' più complesse, potrà essere necessario 15-20 sedute. Una cadenza può essere anche di 2 volte a settimana. Benissimo. Perché non ci sono effetti collaterali avversi e per cui non sono trattamenti invasivi, per cui non ci sono aghi, non c'è dolore, non c'è downtime.
L'ideale sarebbe magari prima che arrivi l'estate per fare anche una bella figura in spiaggia. Vabbè, chi è perché così, no? Diciamo 10-15 sedute, si inizia a febbraio-marzo. Sì, 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 ma bisogna sempre prevenire e sempre prevedere, perché ovviamente poi i last minute rischiano di non avere il tempo per poter dare la soluzione e il risultato desiderato. Esatto, sempre molto chiaro e puntuale il dottor Claudio Urbani, che ricordo, Urban Medical Beauty a via Sardegna 14 a Roma, zona via Veneto. Troverete sito urbanmedicalbeauty.it, oltre che la pagina Facebook, e potete ovviamente contattare il dottor Urbani al telefono 06 64 79 03 79. Lo ripeto, 06 64 79 03 79. Che dire, dottore, grazie, è stato veramente un piacere. È un piacere mio, grazie a voi e buonasera a tutti. Grazie al dottor Claudio Urbani.